meravigliosa città di Verona, la città dell'amore, quante volte lo abbiamo detto, amici di Paesaggi di Gusto, ma l'amore di cui parliamo questa sera è l'amore per la buona tavola e soprattutto per le tradizioni, i sapori delle tradizioni. Ristorante storico al Bersagliere, Leopoldo Ramponi al mio fianco. Leo, posso dire Leo? Ci mancherebbe, vero? Indubbiamente questo. Allora, siamo nel cuore della bella Verona. Leo, intanto ho detto locale storico, perché al Bersagliere, insomma, ci sono le testimonianze, basta entrare e si vede. È quello che dico anch'io, cioè è un ristorante del 1928. Noi siamo qua da 28 anni, io sono qua, perciò sì, penso che sia storico. Ho detto sapori della tradizione, siamo a Verona, siamo nel Veneto, qui abbiamo delle meravigliose rappresentazioni. Ti lascio la parola, con cosa iniziamo? Ma se vogliamo iniziare con come antipasto possiamo fare la stortina. Sì. La stortina è una cosa che, è quella, che non si conosce, mm-hmm. Esatto. È una, praticamente una salsiccia nostrana che veniva messa sotto il lardo una volta e veniva consumata, in questo caso noi l'abbiamo fatta con la polenta calda, naturalmente saltata in pentola con il rosmarino, che era la colazione dei contadini una volta dopo la prima mungitura sì, esatto, ci come si sveglia, dicevo, non ci sì. si lava neanche, se si va a mungere, esatto. Si torna, si deve mangiare carburante, ci va per lavorare la terra, indubbiamente. Poi vai Leo, dopo andiamo con un classico di Verona, che è il risotto alla marone, naturalmente. Il risotto alla marone non può mancare sulle nostre tavole. Per dopo andare su dei piatti tradizionali, sì. Che diciamo che il mio piatto storico è sempre il baccalà. Baccalà è il mio piatto storico. Baccalà, ma noi sappiamo che è lo stoccafisso comunque, certo. Perché voi sapete che noi nel Veneto chiamiamo stoccafisso. Dopo però, come rappresentanza di Verona, io direi, sì. Perché secondo me il piatto storico della città di Verona è la pastisada. Che è quello, giusto? Che è la carne di cavallo cotta nella marone. Ecco, questo è uno dei grandissimi piatti, secondo il mio vedere. Si può fare storico. Anche con l'asino, volendo? Sì, è lo stracotto di musso. Ah, ecco, esatto. Stracotto musso, di musso, sì. Però la grande differenza è che mentre la pastisada viene cotta solo con il vino, delle spezie e l'alloro, lo stracotto di musso invece è proprio uno speziatino a tutti gli effetti. Manca ancora quello? Ah, un momento, sono solo alcuni dei piatti che potete degustare sì. al Bersagliere, sia chiaro, non potevamo farli tutti, però qui c'è un'altra eccellenza. Un'altra eccellenza che è il fegato alla veneziana. Il fegato alla veneziana l'abbiamo voluto mettere perché non lo sta più quasi proponendo nessuno. Il fegato alla veneziana fatto con, si dovrebbe farlo con tre tipi di cipolle, per essere esatti, e naturalmente noi lo innaffiamo con il nostro vino bianco soave per dare una delicatezza enorme a quello che è il fegato alla veneziana. C'è anche un bel carosello di dolci, qui da voi? Sì, principalmente, Verona, insomma, fa parte della storia, insomma. Come dicevo, io come rappresentanza della città di Verona metto sempre il Pandoro, perché il Pandoro è il simbolo della città di Verona, nato nel 1800, perciò insomma, certo, parliamo certo. di un dolce particolare. Ma in questo periodo io invece considererei il diplomatico, che l'abbiamo considerato proprio il dolce tipico di Verona. Da poco è uscito questo testo meraviglioso che è Il gusto della memoria, la cucina dei veronesi, chiaramente a firma di Leopoldo Ramponi. Qui so che tu hai lavorato, penso, un paio di anni almeno, lasciamo stare la conoscenza di tanti anni, però per lavorare, per produrre questo, insomma. Sì, perché questo è un libro che a mio avviso mancava nelle librerie, in quanto che è un libro, io lo definisco didattico, non è un ricettario. Mm-hmm. Questa fa parte proprio della storia della città di Verona e della provincia di Verona, dall'est veronese al Lago di Garda, alla Lessinia e alla Bassa Veronese. Grazie chiaramente a Leopoldo Ramponi, alla tua signora Marina, al tuo figliolo, a tutti coloro che operano e lavorano qui al Bersagliere. Un grazie va anche all'amico Alvaro De Anna, perché è sempre con noi in questi appuntamenti veneti in modo particolare, all'attenta regia di Pietro Marcellino. Facciamo ancora un cin al Bersagliere, a Verona, ma soprattutto all'Italia che piace. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Ciao!